Salve, allora, ancora 2 giorni prima di questa partita importante che chiude la giornata, è un vantaggio sapere tutti i risultati, questa è la prima domanda, e l'altra sarà una tendenza diversa perché ci saranno dei, anche se non tutti subito, i nuovi acquisti. Ma magari un vantaggio, però noi siamo sempre concentrati solamente a noi, vogliamo farlo bene, non guardare tanto come lo fanno gli altri. Io generalmente parlo poco dell'avversario quando giochiamo contro un avversario, e di altre partite dove non possiamo influire niente. Non parliamo niente, così voglio tenere una squadra nel campo concentrata, al lavoro, e dopo vediamo, dopo la giornata vediamo dove siamo, come hanno giocato altri, però non possiamo influire quello. La nostra partita possiamo influire e speriamo tutti di farlo bene. Dei nuovi acquisti non sarà un Bianchetti che sta leggermente infortunato, dopo Miguel de las Cuevas che sta squalificato, non può stare, e dopo vediamo come Luna ha fatto primo allenamento oggi con noi, penso che Nene sarà a disposizione e vediamo dopo l'ultimo allenamento come sono ragazzi. Noi siamo adesso 21 giocatori a disposizione, rimanerà uno fuori. E quindi, visto le assenze di Bianchetti, c'è Cattane che fa giocare a 3 oppure pensi di far giocare ancora meno come a 1? Sì, io penso che ci sono giocatori che si possono adattare alla posizione di difesa centrale, c'è un difensore come Cattane che sta ogni giorno meglio, che adesso sta con noi tra 2-3 settimane, sta lavorando bene, e dopo penso che Miloš lo ha fatto bene, anche in Frosinone, lo che abbiamo fatto male è lato destro, però non per la colpa di Miloš. Ma domani lunedì contro Avellino giochiamo contro una squadra che negli ultimi tempi sempre ha giocato 3-5-2, se noi giochiamo così penso che sarà un poco più facile per Kvržić adattarsi a quella posizione che ha giocato in Frosinone, che no, primo tempo non ha funzionato bene, però vediamo, puoi cambiare qualcuna cosa prima della partita, durante la partita. Noi adesso abbiamo una rossa che si può adattare a tutti i sistemi di gioco. E non pensate all'inizio, diciamo, del mercato, fase finale di giornata, di cambiare così tanto? Poi sono arrivati, diciamo, degli episodi, arrivati più imprevisti, qualcuno che se n'è andato. Come la vedo questa squadra ora rinnovata? Tanto se, perché è più forte questo Spezia? Subito, tanto questo. Assolutamente più forte, perché abbiamo preso giocatori importanti, giocatori che devono fare la differenza. Come lei ha detto, noi non volevamo cambiare tanto, però hanno successo alcune cose che non abbiamo previsto. Non pensavamo che Ceccarelli andava via, non pensavamo che San Marco andava via, non sapevamo di Ciulina. Tutti questi ragazzi sono andati via, però senza che noi volevamo fare quello, no? E per loro sono arrivati giocatori validi per la categoria, giocatori che migliorano la squadra, sono convintissimo che di qualità siamo una squadra meglio. Dopo tutti loro devono adattarsi anche al gruppo, che è un gruppo sano, un gruppo buono, un gruppo che lavora, un gruppo umile, un gruppo che non molla mai, e tutti nuovi, tutti acquisti devono fare velocemente, adattarci a tutto quello che già questo gruppo ha fatto. Penso che abbiamo fatto cose buone in questi 6 mesi e dobbiamo seguire così con i nuovi acquisti, con l'aiuto dei nuovi acquisti. E giocatori come ad esempio non è che viene dalla Serie A,
Penso che sì. No. Come si sta comportando, vabbè, come sarà la sua serie. Sì, ma si comporta benissimo. Speriamo che puoi aiutare la squadra, che con l'Ene, con tutti gli altri che sono arrivati, siamo diventati una squadra più forte. I ragazzi sono venuti con gran voglia di aiutare questo gruppo e naturalmente qualcuno avrà bisogno di un poco di più tempo, altri di meno tempo, però dobbiamo aiutare a tutti di poter fare buon rendimento. Non è potuto giocare all'inizio con Padellino? È possibile. E primo o secondo punto? Lui potrebbe giocare? Sì, puoi giocare tutte e due cose, va bene della testa, è un giocatore che trova bene gli spazi liberi, è un giocatore tranquillo, esperto, penso che puoi aiutare anche a Giannetti, Catelani, Cisotti, Scittum, tutti i nostri attaccanti, puoi aiutare a crescere a tutti loro. Nominato Scittum, perché Scittum adesso è a posto? Sì, sorprendentemente è a posto. Ma magari non aveva una lesione muscolare come pensavamo, perché in 2 settimane non si può recuperare uno. Però lui già all'inizio di questa settimana ha voluto lavorare con il gruppo, abbiamo fatto tutto il gioco, oggi abbiamo fatto velocità e non si vede nessun problema. Per quello penso che può stare alla disposizione del gruppo e magari non dall'inizio, però sicuramente di aiutare il gruppo durante la partita. E qualcosa sull'Avellino? Di loro qualche... Avellino è una squadra che sta... Le ultime partite, diciamo, quelle delle due partite post pausa, sì. Diciamo. Ma sì, ogni squadra ha utilizzato questi 10 giorni di qualcuna forma, qualcuno ha lavorato di più, qualcuno ha lavorato meglio, qualcuno ha lavorato meno e magari prime due partite non hanno giocato così di bene come la prima volta perché hanno lavorato tanto, non lo sappiamo, però è una squadra che si deve assolutamente rispettare, una squadra che con un attaccante come Castaldo c'è un uomo pericolosissimo, un uomo che puoi sorprendere sempre, è una squadra che con tutti i meriti sta dove sta. Noi dobbiamo tornare a essere caricati come siamo stati all'inizio della stagione giocando in casa, questo è lo che mi sta un po' mancando in ultime partite in casa. Dobbiamo caricare anche i nostri tifosi che magari perché la squadra non è stata tan brillante, anche loro magari non sono stati tan svegli, però noi dobbiamo dare un tocco di attenzione, dobbiamo dare un tocco di voglia anche ai nostri tifosi per aiutare i ragazzi di non mollare mai, di tutti insieme poter prendere 3 punti che sono importantissimi. Il mister, anche perché dopo tanti pareggi bisogna provare a stare tranquilli come sempre dall'altra parte, però l'insieme di questa partita di sera. Che l'insieme, cioè il pericolo da dove può venire il pericolo? No, pericolo. Ma no, pericolo no. È una partita di come tante. Vogliamo farlo bene, vogliamo essere concentrati al lavoro, non pensare nella classifica, nello che può succedere dopo, ma se vinciamo non succede niente, faremo un passo avanti, se no faremo un passo indietro, però si deve pensare sempre in lavorare al massimo e dopo lavorando al massimo vengono le vittorie. Sono convintissimo che se siamo concentrati al compito che ognuno deve fare nel campo, possiamo vincere.